Allora sì, dico qualche altra cosa rispetto a quanto avevo premesso prima. Cosa facciamo? E prima di dire cosa facciamo dovremmo chiederci cosa vogliamo. Un lavoro? Se sono disoccupato voglio un lavoro. Se ho la fortuna di lavorare vorrei un salario dignitoso che mi permetta di arrivare a fine mese. E se lavoro e ho conquistato un lavoro che sono precario, vorrei nell'esercizio delle mie funzioni avere una gabbia di diritti che permetta di non essere maltrattato, umiliato, sfruttato. E come cittadino vorrei partecipare alla vita democratica di questo paese. Vorrei dire la mia dove sono coinvolto. Vorrei avere sovranità, che sembra diventata una brutta parola, ma lo stesso invece l'ho sempre associata a un discorso di democrazia, dall'assemblea del condominio ai temi della Costituzione, dove coinvolgono me, vorrei partecipare e vorrei essere, diciamo, in un modo di agire, di fare le cose che mi permetta di incidere e di modificare, di cambiare. Sono sovrano dove a me interessa e dove sono coinvolto. Questo è quello che ci serve. Come lo otteniamo? Quelli, sempre quelli che dovrebbero pensare in nostro favore, ci danno una soluzione, ce l'abbiamo, meravigliosa, abbiamo il Job Act e abbiamo le suggestioni di Landini, ci dicono che il lavoro lo crea l'impresa, per cui comanda lei, e posso immaginare con quanta filosofia e rispetto e, come dire, attenzione per poi chi lavora verrà messa nel creare queste cose. Ci dicono no, non è un problema di articolo 18, certo, l'avete smantellato, perché guardate che testimonianza diretta, noi abbiamo tutti i giorni un'emorragia continua di licenziamenti individuali, non lo dicono, tutti i giorni, e sono intelligenti, mica licenziano per discriminazioni razziali o sessuali, licenziano per motivi economici, individuali. Tu, di quelle quattro scrivanie, proprio tu, perché guardi la finestra e non mi servi più che guardavi fuori con la finestra, voglio che lui guarda dall'altra parte, vai a casa. Sono anni abbiamo provato, diciamo, resistevamo, non si vincevano più le cause. È arrivato un altro messaggio, non solo subliminale, ma forte, diretto. Forse non avete capito, suggeriscono alle organizzazioni sindacali di base che rappresentano i lavoratori, non dovete fare più neanche causa. E dato che non lo capite, adesso quando il lavoratore licenziato ricorre dal giudice, confermeremo il licenziamento e gli accolleremo, come si dice a casa mia, anche le spese legali. Il mese scorso due lavoratrici call center all'Italia, part time, 400 euro al mese, licenziate direttamente, fanno causa, l'hanno persa, confermato il licenziamento, 4.300 euro di spese legali cada una a carica. Questo è l'Italia oggi. E le soluzioni che ci dicono è questo. No, non lo modificheremo, certo, fate quello che volete. E creeremo un po' d'occupazione. E come? Lo dicevano. E sforeremo il 3%. Ora, siccome poi dai discorsi di alta politica dobbiamo anche andare nella pratica, e poi dirò il perché. E se noi siamo prigionieri dell'usuraio, questi meravigliosi esponenti e rappresentanti del mondo della sinistra e del sindacato ci dicono, guarda, no, noi continueremo a stare in questa gabbia, però se diciamo all'usuraio, guarda, io non ti pago più la rata, non pago più, siccome però devo assumere qualcosa perché sennò la pentola salta e oltre alla pentola salto anch'io, racconto che farò altra occupazione sforando il tetto del 3%, per cui non solo non ti pago più la rata che vuoi, ma mi devi prestare qualche altra cosa. Cioè, ma praticamente, ma vedete quanto è impossibile quello che raccontano. E qui io sono molto d'accordo con le cose che hai detto tu, sono di una importanza e di una chiarezza disarmante, sono ragionamenti politici di fondo che hanno anche un pregio, sono così semplici e chiari da sembrare un ragionamento di buon senso, e noi ne avremo particolarmente bisogno, perché badate bene, due sono gli scenari: o centinaia di milioni di cittadini europei, perché parliamo dell'Europa, rimarranno per decenni sotto questo gioco,
o dove ci saranno le condizioni per rompere questo che viene avanti e che per far sì che questa rottura non sia solamente una sommossa di rabbia, ma sia una sollevazione, una rivolta che abbia una prospettiva di cambiamento reale, le cose che diciamo dovranno camminare nella testa, nelle labbra, nel cuore di milioni di cittadini e dovranno essere chiare, semplici, praticabili, perché tanto se non lo diremo noi, lo dirà qualcun altro, perché tutti hanno ricordato che un assioma per particolare in politica spazi vuoti non esistono, e ricordiamo che la destra su questo terreno storicamente ha una tradizione culturale contro l'usura e contro le banche, e dove si creeranno le condizioni in cui una moltitudine arrabbiata, esasperata salterà, sarà molto facile che questa moltitudine venga sedotta da parole molto semplici, anche rozze: non mangi perché è colpa di quello, il cibo sta lì in quel supermercato, vieni dietro di me. E noi che cosa proponiamo? Il discorso di Leonardo è di una chiarezza, sembra impossibile che altri argomentino cose diverse, perché sempre nell'idea di far camminare le cose che diciamo, perché abbiamo bisogno di un impianto culturale scientifico che ci faccia, ci dia gli strumenti per capire di dove passare e in che modo fare, ma poi queste cose dobbiamo farle camminare nella testa di milioni di persone. E faccio due esempi su quelli, sulle ipotesi alternative a quanto ha detto Leonardo, che io mi sento totalmente di condividere. Io dovrei andare da un ipotetico lavoratore cittadino e dirgli: guarda, hai capito? Ci stanno uccidendo, dobbiamo alzarci per fare qualche cosa per cambiare. Bene Fabio, mi hai convinto. Però c'è un problema, dovremo camminare insieme al tuo fratello spagnolo, francese, portoghese, marocchino, tunisino, algerino. E lui mi dice: e se questi tardano a convincersi, io arrivo morto. Altra opzione che è sul tavolino: dovrei fare quello che stanno facendo i nostri fratelli greci, milioni in ginocchio nella miseria, e le loro più alte espressioni politiche non riescono a pronunciare la parolina magica di rompere con questi assassini e criminali. Nelle condizioni come sono, mille volte peggiori delle nostre, ancora veicolano che è possibile modificare in meglio. Ma dove andiamo così? Non è solamente, perché sarebbe un afflato meraviglioso poter fare queste cose insieme a tanti altri, ma nella pratica è ragionevolmente prevedibile che non sarà così. E allora ritorno sempre a dire anche una cosa molto semplice, perdonatemi la deformazione professionale da sindacalista: se io ho una categoria che sta in ginocchio, sfruttata eccetera, e ho le condizioni che la riscossa parta solamente da una fabbrica che dia l'esempio, che faccio? Non parto? Aspetto? Ma di che cosa stiamo parlando? Perché si dimentica anche la forza enorme dei simboli e dell'esempio. Posso trascinare. Allora, rispetto a questa cosa, è come dire, poi dopo, diciamo, mentre dico queste cose magari visualizzo delle persone o delle organizzazioni, ostinarsi nel sostenere posizioni individualiste quando potremmo tutti, magari cedendo una piccola parte delle nostre elucubrazioni mentali, politiche, filosofiche, partecipare a qualche cosa di profondo, perché già dobbiamo qualche cosa a questa nazione, ai nostri figli, perché se avessimo fatto cose diverse molto probabilmente non staremmo così. Per cui perlomeno prima che ce ne andiamo, fare qualcosa per cercare di lasciare qualche cosa meglio o che assomigli lontanamente a quello che ci lasciarono i nostri padri. Quello dovrebbe essere l'afflato generale che dovrebbe animarci. Spero che questa cosa sia così. Termino su un'altra cosa dicendo sull'argomento che dicevi te del leader eccetera. Molte volte avviene così, è innegabile che poi ci sono delle figure che siano più carismatiche di altre, però penso che saremmo molto più fortunati se questo leader fosse collettivo, perché se è collettivo possono distruggerne uno, attacchi, dossieraggi, depistaggi, disinformazione, ma tanto devono sapere: ne hai ucciso uno, ne verrà un altro, e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro, finché non ve ne andrete tutti a casa. Questo è quello che io spero. Grazie.